Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai. Ed eccoci tornati in studio con il caffè. Avete da poco visto il promo dell'attesa, allora vi ricordiamo che proprio da questa sera alle ore 21:15 riparte questa lunga maratona di TRG in attesa della Festa dei Ceri 2023, quindi non perdete la prima puntata, lo ripetiamo, questa sera 21:15, tante novità, tante nuove rubriche curate da Federica Monarchi, dalla redazione, e vedrete anche da volti nuovi. Ma è tempo di parlare di fisco, e allora buongiorno a Renzo Manzioregni, ben ritrovato, che oggi affronterà uno di quei temi che riguardano molte famiglie, il bonus mobili ed elettrodomestici. Ma mi viene buongiorno da dire, Renzo, attenzione a non sbagliare e alle quelle che io chiamo fregature, che magari buongiorno, non sono fregature, però Renzo ci spiegherà esattamente che cos'è questo bonus. Allora, lo facciamo tra pochissimo, subito dopo lo spot de Il Caffè. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. E allora Renzo, io parto dalla prima slide e lascio a te il commento. Bonus mobili ed elettrodomestici, di cosa parliamo? Sì, buongiorno a tutti. Allora, una delle misure previste dalle istruzioni ministeriali, comunque dalla normativa fiscale, per poter detrarre alcuni oneri in sede di dichiarazione dei redditi. Cerchiamo come al solito di essere chiari e pragmatici, semplici, perché la norma comunque è comunque farraginosa, variegata, è stata modificata più volte. E questo bonus mobili elettrodomestici, la prima domanda classica che può essere chiesta dal profano è quella: dice, ma se io acquisto un mobilio, degli arredi per il bagno, degli arredi per la cucina, posso dedurre integralmente la spesa? Allora cominciamo innanzitutto a dire che questa spesa negli anni ha avuto diverse collocazioni numeriche, nel senso che la detrazione non è stata sempre di uguale importo. Allora, per l'anno 2023, quindi parliamo adesso per il futuro, cioè per il corrente anno e per il futuro, questa detrazione è calcolata su un importo massimo di 8.000 euro e quindi è stata confermata anche per il 2024 questa detrazione, ma l'importo scenderà da 8.000 a 5.000. Poi vediamo che cosa diciamo. Diciamo che il contribuente, quindi deducendo, o meglio detraendo, il 50% di questa spesa, non è che può portare questa spesa integralmente nell'anno di sostenimento della spesa. Ricordiamo una regola generale che è quella del criterio di cassa, cioè io detraggo o deduco quando pago, cioè quando perdo la disponibilità monetaria nel mio portafoglio. Allora, per quanto riguarda l'anno in corso, quindi il 2023, sarà 8.000 per il 50%, 4.000 e quindi 400 euro all'anno di detrazione. Naturalmente, per chi vuole anche addentrarsi in questo dedalo di norme, ricordo che l'Agenzia delle Entrate nel suo sito ha pubblicato una guida specifica al bonus elettrodomestici, molto interessante, in cui naturalmente parla
tratta di tutte le caratteristiche salienti di questa norma agevolativa. Però la domanda è: cosa bisogna fare per l'agevolazione, per ottenerla, e soprattutto quali sono gli adempimenti e i documenti da conservare. Torniamo al quesito precedente, al quesito iniziale, cioè io se acquisto una camera da letto, degli arredi per il bagno, cioè, posso detrarre questa spesa? Attenzione, la spesa deve essere correlata, collegata a un intervento di recupero edilizio. Insomma, mi si rompe la lavastoviglie e me la ricompro? No. Non è il nostro caso? No, perché se non è collegata a un intervento posto in essere l'anno precedente, e infatti per il 2023 dobbiamo far riferimento ai lavori iniziati dopo il 1 gennaio 2022, e per esempio per le spese che si detraggono oggi nel 730 o in dichiarazione dei redditi, quindi anno 2022, era necessario che i lavori fossero iniziati dopo il 1 gennaio 2021. Quindi lo vediamo proprio dalla schermata. Quindi bisogna fare un salto a ritroso, e quindi molte volte capita purtroppo che qualcuno ha anche sistemato, diciamo, casa, ma non ha pensato poi a tutti gli adempimenti e quindi può perdere la detrazione. Andando avanti, quindi abbiamo detto di questo collegamento temporale assolutamente imprescindibile, per cui io non posso acquistare autonomamente dei mobili o degli elettrodomestici senza aver avuto questi lavori, che possono essere anche lavori di piccolo taglio, diciamo una suddivisione interna. Lì, cioè non è necessario che sia dunque un lavoro di ingente... Esatto, lì potremmo essere, diciamo, l'Agenzia delle Entrate lo ha specificato con una dichiarazione sostitutiva, quelle che si fanno a pena di mendaggio, cioè che penalmente perseguibili qualora non si rispondesse al vero, dove il contribuente dice: guarda che io ho iniziato questi lavori di piccolo taglio, chiamiamola di edilizia libera, quella diciamo sotto certi importi, e ho iniziati l'anno scorso e quindi ho diritto a detrarre oggi la spesa per i mobili elettrodomestici. Ecco, questi sono i documenti che sono necessari, perché ricordiamoci sempre che per ottenere un'agevolazione, per avere riconosciuto una spesa, è necessario che il contribuente documenti sia l'acquisto, quindi il documento che ha generato l'acquisto, quindi la fattura, e soprattutto il pagamento. Quindi la fattura di acquisto dei beni riportanti quantità, qualità, natura dei servizi accessori, ma del resto chi emette la fattura sa che queste sono delle regole basilari poste dal decreto dell'IVA e quindi sulla composizione della fattura. Ricevute dei bonifici, documentazione di addebito sul conto corrente, e sulla comunicazione all'INEA dobbiamo fare un distinguo, perché è una comunicazione particolare solamente quando si acquistano beni, diciamo, elettrodomestici che provochino, che garantiscono un'efficienza energetica maggiore. Allora, siccome diciamo, per esempio, compro una lavatrice a più basso consumo, o frigorifero. Allora, siccome questo bene garantisce diciamo un risparmio energetico ed è quindi è collegabile ai famosi ecobonus del 65%, è necessaria la comunicazione all'ENEA. Però poi qui diciamo anche tra le virgolette una caratteristica che coinvolge poi tutto il panorama tributario, perché io ho citato nella slide la risoluzione 46/2019 e un'ordinanza della Cassazione di quest'anno, dell'anno scorso. Eccola, la rivediamo. Torniamo un attimo indietro. Documentazione a debito sul conto corrente, non ci sono problemi, perché io quando ho un bonifico, certo, quando ho naturalmente la contabile, la data in cui ho ordinato il bonifico. Sulla comunicazione all'ENEA dobbiamo dire che c'è una risoluzione, la risoluzione ministeriale non è altro che un documento che l'amministrazione produce, ma non è una norma, è un modus operandi, cioè nel senso è una prassi, è una spiegazione sulla norma, che cosa intendeva l'agenzia, o meglio il legislatore, con quella norma. E allora la risoluzione ministeriale dice una cosa importante, dice: guardate che anche se vi siete dimenticati di fare la comunicazione all'ENEA, questa omissione, che oggi tra l'altro è possibile anche rimettere in sesto con un istituto che si chiama remissione in bonis, cioè io pago 250 euro e sono tranquillo, ho risistemato la mia dimenticanza, e appunto in questa risoluzione viene detto: guarda che se tu ti sei dimenticato non comporta la decadenza dell'agevolazione, quindi se la comunicazione è venuta meno, nel senso io mi sono dimenticato, l'ho trasmessa in ritardo, non è un problema. Però qui c'è da dire anche che a volte
la giurisprudenza va contro la norma o comunque interpreta in maniera molto restrittiva la norma, perché la Cassazione con la sentenza dell'anno scorso ha detto no, l'Enea è una comunicazione talmente importante che serve per avere un monitoraggio della situazione dal punto di vista agevolativo, che il contribuente, se la dimentica, decade dall'agevolazione. Quindi la deve fare. Quindi se c'è qualche contenzioso su questo, sarà da discutere se avrà la prevalenza la prassi ministeriale oppure la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che sappiamo rappresenta comunque un grimaldello importante, perché è giurisprudenza di legittimità, quindi è abbastanza può essere uniforme ma anche veritiera. Andiamo avanti, la particolarità, perché allora il contribuente c'è, ad esempio, ci sono dei casi in cui il lavoro è iniziato, quel lavoro famoso che io devo avere correlato con l'acquisto di mobili, che però fondamentalmente non ho la fattura magari dell'appaltatore, non ho documentazione sufficiente se non le prime spese che ho sostenuto. Allora qui però l'agenzia ha specificato nel corso di Telefisco 2023, che è una rassegna praticamente come un festival. Sono i nostri concorrenti, il Telefisco. E quindi dove ci sono quesiti, risposte a quesiti, dove ci sono relazioni, è sempre organizzato da un quotidiano molto importante a livello nazionale. L'agenzia appunto ha chiarito che si ha diritto al bonus anche quando non solo il frigorifero, ad esempio, acquistato su internet senza fattura, ma lì, ad esempio, la ricevuta del pagamento, certo, osta e supera il problema della documentazione. Ma anche il fatto che il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione e solo una parte di lavori, o solo il compenso magari dell'ingegnere, del tecnico che ha fatto uno studio di fattibilità, può accedere all'agevolazione, perché comunque in quel caso, in quel frangente, il lavoro si intende iniziato. Iniziato. Benissimo. E allora per i pagamenti cosa bisogna fare? Questo bisogna mantenere questa linea, nel senso che non possono essere fatti pagamenti per contanti, quindi il pagamento deve essere assolutamente tracciato, e non è ammesso nemmeno pagare con assegni bancari, quindi bonifico. Ordine di bonifico, addebito di carta di debito di credito. E qui ci sono state anche qui delle interpretazioni, nel senso, ma quando io uso la carta di credito, quando è il momento in cui io sostengo la spesa? È il momento in cui io ordino al negoziante di scontrinare l'operazione, o comunque di prendere la mia carta e prelevare... Momento dell'utilizzo. Il momento dell'utilizzo, o il momento di addebito sul mio conto corrente. Esatto. Beh, qui è stato spiegato che è il momento dell'ordine, il momento in cui io dico di acquistare quel bene. In quel momento la disponibilità verrebbe meno, anche se, e questo capita ad esempio per le operazioni del mese di dicembre, che magari vengono riportate nell'addebito del conto corrente nel mese di gennaio, se no in generale tutte le spese rientranti nell'anno rientrano più o meno nell'arco di 30 giorni. Quindi ricordiamoci che carta di credito, carta di debito, bonifico bancario. E a questo punto del bonifico diciamo che non è richiesto il famoso bonifico parlante. Qualcuno che naturalmente non si interessa di fisco dice: ma che cos'è il bonifico parlante? Il bonifico parlante era stato introdotto dalle norme riguardanti il recupero edilizio e quindi tutta la platea degli interventi di natura di ristrutturazione, sisma bonus, eco bonus, certo, 110%, eccetera. Perché il bonifico parlante praticamente ha delle caratteristiche essenziali, nel senso che viene riportato non solo il nome dell'ordinante, di chi effettua il bonifico, e il nome del beneficiario, di chi lo riceve, ma altri dati tipo il codice fiscale, la partita IVA, la descrizione puntuale della fattura con quale il bonifico viene effettuato, perché per saldarla appunto. E quindi il bonifico parlante, anche perché alla fonte, quando il mio fornitore ha ricevuto il bonifico, non lo riceve integralmente, ma riceve una somma decurtata dell'8%, che è una specie di ritenuta d'acconto che le banche, le poste, cioè i soggetti finanziari, devono prelevare
perché delle 1000 euro, no, ad esempio il 8%, diciamo quindi 992, no, rimangono, 80, scusate, l'80 delle 1000 rimangono allo Stato e quindi è un prelievo a titolo d'acconto. Bonifico parlante è questo, perché il bonifico normale invece non prevederebbe queste caratteristiche. Però è stato detto che per l'acquisto di mobili elettrodomestici è possibile anche il bonifico ordinario, quindi non è richiesto il bonifico parlante. E andiamo a concludere perché che tipi di mobili e di elettrodomestici? Anche qui la guida dell'agenzia è molto esaustiva, perché parliamo di armadi, librerie, scrivanie, letti. Attenzione, escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni, parquet o altri completamenti di arredo, quindi il mobile inteso come bene autonomo, e lo stesso gli elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, congelatori, forni a microonde, ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento. Ecco, quindi la necessità di comprovare la spesa, bonifico non necessariamente parlante, e qui ci viene un altro dubbio. Ma se sentite parlare in questi ultimi tempi di cessione del credito, di sconto in fattura, è possibile utilizzare queste due forme per l'acquisto di mobili, per il bonus mobili e arredi? No, assolutamente no. Non c'è stata una restrizione negli ultimi tempi come c'è stata per il famoso 110%, ma sin dall'inizio questa norma non ha previsto le due opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Non è stata proprio prevista. Quindi l'acquisto deve essere portato in detrazione, in dichiarazione, e non ci sono altre possibilità. In ultimo, vediamo ma allora quanto si risparmia. Ecco, che questa è la cosa che i nostri telespettatori credo. E quindi torniamo al famoso discorso della varietà delle detrazioni nel nostro sistema tributario, che oggi la delega fiscale cercherà di riordinare, ma per quello che abbiamo potuto vedere in anteprima non è che poi ci saranno novità particolari, perché invece di estendere il cosiddetto conflitto degli interessi, cioè il fatto io chiedo la fattura e quindi chi riceve il mio compenso è obbligato a dichiararlo, a farlo, si assiste probabilmente a una restrizione di oneri deducibili e detrazioni. Questo è nell'intendimento della delega, quindi una semplificazione di questi oneri, e quindi siccome oggi ce ne sono effettivamente moltissimi, di moltissime tipologie, per semplificare ne eliminerebbero parecchi. A mio avviso, ad esempio, certe spese che quotidianamente vengono sostenute, basti pensare alla manutenzione dell'automezzo, certo, anche da parte dei privati, quindi l'acquisto delle gomme, i tagliandi, eccetera, necessiterebbero o le sistemazioni, diciamo, di carattere estetico, cioè i danni alle carrozzerie, sono, spese, oneri, che quotidianamente la collettività può sostenere, sostiene. E perché non farli detrarre direttamente in dichiarazione, magari anche con percentuali ridotte, ma comunque cercando di dare un impulso alla richiesta della documentazione, certo, obbligatoria fiscale? Questo, come avevamo detto per le spese mediche la scorsa settimana, non è forse entrato ancora bene nell'ottica del legislatore, e dobbiamo sottostare. Eppure sarebbe lo strumento più utile, se vogliamo, assolutamente. Convincere a richiedere le fatture, diciamo, togliere. Certo, non tutte le spese, perché qualcuno dice in America fanno dedurre tutto, non è proprio così, e quindi altrimenti verrebbe un modello dichiarativo di siffatta. E voi commercialisti naufragereste. No, volumetria. Il problema è che magari delle spese di natura, ripeto, ordinaria, quotidiana, che si sostengono anche per la manutenzione della casa, potrebbero essere portate in detrazione grazie a questo conflitto. Ma, insomma, anche spese per, come dicevamo. Lì, naturalmente, poi bisognerebbe attentamente monitorare, controllare i soggetti che emettono le fatture, perché potremmo assistere a fenomeni di distorsione nella, certo, fatturazione, cioè sovrafatturazione, sottofatturazione, come c'è successo. C'è chi poi si approfitta, diciamo così. Come è successo per i bonus edilizi primo anno la famosa validità, fatta la legge, trovato l'inganno. Bene, guardiamo quindi questi limiti massimi. I limiti di spesa, ecco, vedete che nel corso degli anni sono cambiati. Ricordiamo comunque, allora, per chi ha sostenuto spese l'anno 2022 e chi ha quindi beneficiato, chi sta beneficiando, il limite era 10.000 con 5.000 quindi di detrazione, diviso 10, 500 euro.
Ricordiamo, questa non è una deduzione dal reddito, ma è una detrazione d'imposta, cioè va a battere l'imposta in sede dichiarativa. Per il 2023 siamo a 8.000 e quindi 4.000 sono le spese agevolabili divise in 10 anni. Per il 2024, strane modifiche che non ci sentiamo di escludere o di... Visti i tempi. Naturalmente è 5.000 per il momento, quindi 2.500 la detrazione diviso 10 sono 250 euro. Vedremo come il gettito fiscale si comporterà nel 2023 con tutta anche la operazione di tregua fiscale che è stata introdotta e quindi poi magari alla fine dell'anno se ci saranno modifiche lo sapremo. Comunque speranzosi, quindi riassumendo, se avete una ristrutturazione in corso, se avete fatto una ristrutturazione e contestualmente avete acquistato mobili ed elettrodomestici, è il vostro caso, diciamo così, andate dal vostro commercialista, ponete il quesito, vedrete che riuscirà poco o tanto, insomma, no, anche 500 euro. Diciamo che non è necessario il commercialista, chi si diverte, chi si vuole divertire, ma può fare anche dichiarazione da solo, perché oggi ci sono gli strumenti come la dichiarazione. Io non sarei capace. Una dichiarazione precompilata che aiuta molto, perché molti oneri sono già introdotti in questa precompilata che ogni cittadino può scaricarsi dalla propria area privata dell'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo può già avere, se non ha particolari problematiche, una dichiarazione già pronta. Va bene, io mi fido sempre di chi me le compila, che è più bravo di me. Scegliete ovviamente in piena libertà, però è un'oggettiva occasione, non saranno grosse cifre, ma insomma alla fine è sempre utile averle detratte e quindi ritrovarsene in qualche modo in tasca, mettiamola così. Allora, grazie a Renzo Manzoregni, sempre puntualissimo nelle sue descrizioni. Grazie. E nei suoi consigli. Noi ci fermiamo qui con il nostro TG Mattino, vi ricordiamo l'appuntamento dalle 19.30 con i nostri TG Serali e torno nuovamente a ricordarvi alle 21.15 la prima puntata dell'Attesa. Grazie a voi tutti, una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai.